Buon lavoro a tutti, puntata speciale oggi qui da Piazza del Duomo a Milano. E allora vediamo insieme le tre parole chiave della settimana. La prima parola chiave della settimana è autenticità. Il segreto della comunicazione aziendale? L'autenticità, perché il pubblico apprezza e riconosce la sincerità. È la bella lezione di Giovanni Rana, che a ottobre compirà 87 anni. Una volta raccontato, chiesi a Mike Bongiorno un parere sul mio ruolo nelle campagne pubblicitarie. Mi disse che non avevo bisogno di consigli perché il segreto della comunicazione per lui, per Mike, è sempre stato quello di essere autentici. Due grandi e autentici, Mike e Rana, nel centenario della nascita di Mike Bongiorno. La seconda parola chiave della settimana è separazione vita-lavoro. Il segreto della serenità e della produttività, separare vita e lavoro. Lo dice il signor Riso Gallo, Carlo Preve, consigliere delegato dell'azienda di Robbio Lomellina. Cerco di separare il più possibile la vita professionale e quella personale. Ha raccontato, quando mi trovo in azienda mi concentro sulle responsabilità e sugli obiettivi professionali, ma quando termino, cioè finisco di lavorare, mi dedico alla famiglia e alle mie passioni. Questo mi permette di godere appieno di entrambi gli aspetti, senza che appunto si sovrappongano. A casa dunque la vita privata, al lavoro il lavoro, bella lezione. La terza e ultima parola chiave della settimana è emozioni. Le emozioni sul lavoro, importantissime anche per chi ha ruoli di responsabilità. Lo dice chi? La più giovane primaria d'Italia, la padovana Gaia Spolverato, 41 anni. Le emozioni, che hanno sempre rappresentato lo stigma del genere femminile, sono la base della leadership emotiva, la forza che permetterà di essere la migliore opzione. Appunto, lo ha detto Gaia Spolverato, la primaria più giovane d'Italia. Dunque, benvengano le emozioni anche sul lavoro. E allora, buon lavoro a tutti!